Dubbio in attacco per il Teramo in vista della gara contro la Gianna Erminio di domenica pomeriggio, perché Maurizi non ha ancora scelto la coppia che proverà a far male alla retroguardia lombarda Albonolis, cercando di interrompere una striscia non proprio positiva di un punto in tre partite. Caidi salterà a causa stiramento le due gare interne contro altrettante formazioni lombarde e il rientro è previsto, sebbene complicato, all'Immacolata Almenti di Vicenza. In questa zona del campo è partita però la corsa al sostituto. Altobelli sarebbe quello naturale perché conosce bene i meccanismi della retroguardia del diavolo e perché è il giocatore che per caratteristiche più si avvicina a Caidi. Se non dovesse giocare lui, l'allenatore sarebbe comunque costretto un po' a rivoluzionare l'assetto di partenza. Si diceva dei dubbi davanti perché nella mente dell'allenatore ormai sembrano consolidate due coppie ben definite, Bacio Terracino con Piccioni e Barbuti con Zecca. Evidentemente Maurizi, dopo averli visionati attentamente, ritiene che questi giocatori si sposino meglio così distribuiti. È evidente che per gli esterni come K o giocatori con caratteristiche differenti come Fratangelo, lo spazio, specie col 3-5-2, si è ridotto davvero al lumicino. Il tutto aspettando che Luca Di Renzo, che mercoledì si è riunito col gruppo dei compagni, possa tornare a scardinare un po' delle gerarchie consolidate. Ma per ora è in fase di recupero, dunque non può essere tenuto in considerazione. Maurizi sta decidendo dunque quale dei due tandem schierare contro la Gianna, squadra che ha un saldo quasi pari tra le reti fatte e quelle subite e che viaggia solo un pizzico sopra la zona caldissima della graduatoria. A centrocampo probabile che Proietta e Ranieri debbano partire dal primo minuto, mentre sugli esterni Fiordaliso dovrebbe giocare a destra con Mastrilli favorito su Ventola dalla parte opposta. In porta dovrebbe tornare Michal Lewandowski dal primo minuto con Pacini che si riaccomoderà in panchina. Per un portiere che rientra sul fronte Teramo, un altro che salterà la sfida del Bonolis in casa Giana, perché Riccardo Leone ha riportato una distrazione di secondo grado al retto femorale della coscia destra che si è procurato nel corso dell'ultima gara di campionato a Gubbio domenica scorsa. Saranno necessarie almeno 3 settimane prima di rientrare in gruppo. A questo punto Bertarelli dovrà scegliere uno tra lo spagnolo Sanchez e il giovanissimo Taliento proveniente dall'Atalanta. Per il resto dovrebbe confermare il 4-4-2 con Rocco e Perna davanti, insidia doppia per una retroguardia quella biancorossa da registrare. 6 gol nelle ultime 3 partite sono decisamente troppi per poter aspirare ad una permanenza tranquilla.